dolci unicorni, come avete letto dal titolo, sono finalmente tornate da Tiger perché hanno portato tantissime cose super mega interessanti. Ma prima di mostrarvi cosa ho acquistato, vi volevo ricordare di seguirmi su Musical.ly, perché sì, ho iniziato a fare video su Musical.ly, mi sta piacendo veramente tantissimo. Quindi troverete qui il mio social, quindi il mio nome di come mi chiamo su Musical.ly, e vi volevo dire una novità. Praticamente noi ci siamo sempre chiamati il team unicorni, ma c'è stata un'evoluzione, ovvero l'ho scritto anche su Instagram, è diventato il team dolci unicorni, perché noi siamo una grandissima famiglia. E quindi da adesso mi raccomando, utilizzate l'hashtag team dolci unicorni ovunque, su Instagram, sotto i miei video, su Musical.ly, dove volete voi, così vado subito a leggere i vostri commenti e soprattutto vado anche a sbirciare i vostri profili sia su Musical.ly che su Instagram, mi raccomando. Ok, detto questo, iniziamo a vedere cosa ho acquistato. La busta è questa qui. Sì, c'è una bambina che fa il compleanno e che sta gridando, ma chi se ne? Ok, iniziamo. C'erano tantissime cose dedicate ai lama e tipo io ero oh mamma. La prima cosa che ho preso è questo qui. Questo qui è un porta tablet, un porta iPad, ed è comodissimo da portare anche, non lo so, magari a scuola o magari poi quando voi iniziate a fare sport, potete mettere tutti i vostri oggetti tecnologici qui dentro. È molto molto carino, e quando si apre, la particolarità di questo porta tutto, diciamo, di qualcosa tipo iPad e tablet, è che ha i dentini, e questi dentini, che dovrebbero essere con la bocca del lama, un po' schifoso visto così, dovrebbero tenere l'iPad o il tablet messo in posizione così per poter vedere i film o quello che volete voi, per fare ricerche fate voi. Quando l'ho visto ho detto ok, è bellissimo, io ho un iPad, quindi qui ci stava perfetto come dimensioni. E poi era rosa e poi era troppo puccioso. Quindi questa è la prima cosa che ho preso. Poi. Allora, ho preso una cosa che avevo già visto su Instagram, ma che ancora nel mio Tiger non era ancora arrivato, ed è questo. Ma guardate quanto è bello, è un portapenne che poi potrebbe anche essere utilizzato non solo come portapenne per la scuola, ma anche chi magari usa tantissimi pennelli per il make-up, tipo io, presente. Ho preso questo qua e penso che ne prenderò un altro sia per le mie robe di cartopazia, perché come sapete io ho le agende, anzi ho preso una nuova agenda, l'ho mostrata su Instagram, ecco perché mi dovete sempre seguire sui social, anche da Andrea mi raccomando. E quindi prenderò un altro magari per i pennelli o comunque per la roba di cancelleria. Questo qui è bellissimo, cioè è stupendo, è tipo I love milkshake, mi ricordava tantissimo il McDonald's, e quindi l'ho preso, è bellissimo. E c'era anche un altro colore sul marroncino, c'è scritto I love coffee? Forse, non me lo ricordo, penso di sì. Ho preso questo qui, che è un piccolo quadernino da portare anche in borsa, da portare soprattutto nello zaino a scuola, magari per appuntare qualcosa così di piccolo e di non tanto ingombrante. Ci sono questi qua che sono bellissimi, ma sono troppo carini. Questi animali io li adoro. E poi ci sono le righe, è fatto con le righe, quindi è molto utile perché comunque non ha le pagine vuote. A me le pagine proprio bianche e vuote non mi fanno impazzire, a meno che l'esterno della confezione, diciamo, del quaderno non sia wow super mega figo. E quindi l'ho preso con le righe, bellissimo. C'era anche verde con altri lama, altri animali. Poi ho preso un quaderno, e questo quaderno è veramente troppo carino, cioè, ma guardate. Poi ho preso tutto rosa, penso di aver preso tutte cose rosa, ma va, e mi piaceva, mi è piaciuto tantissimo. Questo qui si apre ed è sempre a righe, con anche la riga laterale. Mi piace tanto. Secondo me Tiger, per le cose per quanto riguarda il back to school, per me è sempre il top. Tutte le cose le potete trovare da loro e costano comunque pochissimo, perché Tiger ha dei prezzi veramente bassi, tranne per alcune cose che sta aumentando i prezzi, ma si sta facendo esperto anche lui. Poi ho preso una cosa troppo interessante. Ho preso questo qui, che l'aveva visto Andrea, e ho detto mamma, non ci posso credere. E praticamente ora lo apro insieme a voi, se ci riesco. È un notepad, comunque un quadernino da portare con voi, e poi ha anche integrata la calcolatrice. Secondo me è una figata pazzesca, secondo me è bellissimo. E in più c'è la penna, e poi è rosa, e quindi è il top del top. Si può richiudere così e lo portate a scuola con voi o comunque in borsetta. Secondo me è molto utile. E poi, ma che odore fai? Fa un odore piacevolissimo, mi è spuntato anche lo zero perché si è accesa, va bene, ok, poi ti userò dopo. Però è molto molto puccioso e costava forse sui 3-4 euro, forse anche 3 euro, quindi poco. Andiamo avanti. Ah, una cosa bellissima è questa.
questo portapenne. Questo portapenne mi è piaciuto tantissimo, è tutto rosa e poi c'è scritto gamer. Come voi sapete, io ho tantissimi videogiochi, io amo i videogiochi, ho tutte le console, mi piace Switch, quindi la Nintendo, la PlayStation 4, la Xbox, e quindi quando l'ho visto ho detto, oh ma che carino, hanno anche pensato a me. E quindi l'ho preso, c'era sia rosa, sia grigio, o verde, non me lo ricordo, però c'era anche la versione maschile, quindi sì, lo potete anche prendere ed è costato 2€, 3€. Pochissimo. Ho preso una cosa che è questo qui. Questo qui è un quaderno ed ha anche questo qui le righe. Ormai l'avete capito che io amo i quadernetti con le righe. La particolarità di questo quadernetto che mi ha colpito veramente tantissimo è questo effetto trapuntato. Non so se voi lo sapete, penso proprio di no. Io amo l'effetto trapuntato. Non lo so, sarò malata, non lo so. Mi piace l'effetto così trapuntato, sia sulle borse, sia anche, non lo so, sui letti, quei letti che poi hanno tutto il dietro tutto trapuntato. E il quaderno così è troppo, troppo top. Quindi appena l'ho visto ho detto, sì, sì, subito, subito, nel cestino. Ormai lo sapete che io prendo tipo tutto. Quando ci sono le cose belle, ovviamente le altre cose che non mi piacciono niente le lascio là. Ho preso, ah, queste qui che sono delle pinzette, delle mollettine con i cuori, sono belle grandi. Io queste qui le utilizzerò non tanto per la mia agenda, per le robe cartopazzose, ma per le patatine, perché quando io tipo la sera sono libera, quelle poche volte che sono libera la sera che io e Andrea non lavoriamo, noi ci guardiamo Netflix e quindi abbiamo bisogno delle patatine. Sì, sì, ci dobbiamo prendere sempre i pacchi di patatine e vado a chiudere le patatine con questi qua, e questo qui secondo me sarà super mega rigido, speriamo bene, perché tutte le volte metto le mollette, cioè è una cosa bruttissima. Quindi viva queste qui, l'ho viste con i cuori e l'ho presa a 1€, quindi si può fare, si può fare. Ho preso un temperino, questo qui è un temperino super bello secondo me ed è anche molto molto utile. Vi mostro anche il perché, perché è totalmente chiuso, quindi quando noi lo dobbiamo utilizzare lo dobbiamo aprire così, lo utilizziamo, il sopra diventa una gomma, quindi è super funzionale. E questo qui per la scuola secondo me è il top, perché con un solo oggetto avete tutto e in più dentro avete la protezione per tutte le schifezze che noi andiamo a temperare, i trucioli, i bruttissimi trucioli che tipo li perdevo io ovunque, andavano tutte fuori nello zaino, nella cartella aiuto. E quindi questo qui secondo me prendetelo perché vi servirà tantissimo. Ho preso anche questi qui che sono degli evidenziatori particolari, non perché tipo sono wow, chissà che cosa fanno, no, però sono tre colori che se noi andiamo ad abbinare il fucsia insieme all'azzurro e li andiamo a mettere con il giallo si fa l'arcobaleno. Quindi ho detto, ma che carini, hanno pensato anche a noi piccoli unicorni, e quindi ho preso anche questo. Andiamo avanti, perché ho preso, a parer mio, una figata pazzesca, questo zaino. Quanto è carino e puccioso. C'era anche verde, ma io l'ho preso rosa. Ed è sempre dedicato al mondo dei lama. E dentro, praticamente, ci sono tantissime cose per quanto riguarda la scuola. Guardate, io prendo questo qui, che io più che altro l'ho preso proprio per tutto questo set. Perché in questo set possiamo trovare il righello, le due matite, due evidenziatori, due penne, il notebook, che è troppo troppo carino, cioè il notepad, questo qui è troppo carino, il temperino e una gomma. E secondo me è pucciosissimo e poi sono tutte cose rosa, quindi viva il rosa, ormai lo sapete ed è troppo troppo top. Lo zainetto questo qui è molto carino, magari da portare anche a mare, in questo periodo ci sta, da mettere le cose piccole ovviamente. Poi ho preso un'altra cosa che non c'entra nulla con il lama, però è rosa, ed è questo qui che è un porta documenti. A me serviva e quindi non vedevo l'ora di prenderlo, perché da Tiger costano tipo 1€, nelle cartolerie le trovi a 5€, 4€, e dici ma perché, perché da Tiger, e sono con tantissimi fogli da poter utilizzare, quindi l'ho preso. L'ultima cosa che ho preso, che non c'entra nulla col mondo della scuola, è questa qui. Ed è la cover più bella del mondo, cioè è troppo carina, è rosa, c'è il lama ed ha gli occhi tipo psicopatico, non so perché. Mi piace, non vedo l'ora di utilizzarlo nel telefonino. Finalmente da Tiger hanno pensato anche all'iPhone X, al mio iPhone X. Però non so fino a quando durerà, perché io penso che fra 2 mesi già avrò il nuovo modello dell'iPhone, perché non vedo l'ora che esce, tipo oh mamma la presentazione, non vedo l'ora. E quindi penso che lo cambierò, ma intanto ho preso il lama e adesso lo andrò subito a mettere nel mio telefono. Questi qui erano tutti
gli acquisti che ho fatto da Tiger. Mi raccomando, sono curiosissima di scoprire in quale classe e in quale scuola andrete voi a settembre, quindi dove andate, prima media, quinta elementare, terza media, non lo so, fatemelo sapere perché sono curiosissima. E mi raccomando, utilizzate sempre l'hashtag Team Dolci Unicorni, perché il nostro hashtag per eccellenza è il nostro hashtag in assoluto, e troverò tutti i vostri commenti e tutte le vostre foto su Instagram più facilmente, in modo tale che vi possa andare a sbirciare nei vostri profili e lasciare anche tantissimi like. Io che dire, sono sempre contentissima di quello che stiamo facendo, stiamo crescendo insieme, la nostra famiglia sta crescendo ancora di più, e quindi vi amo, vi adoro per questo. Mi raccomando, vi aspetto soprattutto su Musical.ly, perché mi sto divertendo tantissimo e sto anche coinvolgendo Andrea. Sì, anche Andrea farà dei Musical.ly insieme a me. Io vi mando un grandissimo bacio, siete i miei dolci unicorni, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni!